Salve, sono Valeria Liguori. Autorizzo la ripresa, la pubblicazione, la condivisione di questa mia testimonianza su tutti i social, i canali mediatici, eccetera. Sono le 21:22 del 1 luglio 2016 e niente, sto riprendendo da casa mia. Allora, io mi sono resa conto che la riunione fatta al Marabù, che sta a via Toma 5/C, che sta praticamente sotto la funicolare del Parco Margherita, zona Vomero, dove lì si è tenuta la prima cittadina del Meetup Napoli / Movimento 5 Stelle a Napoli, mentre andava in streaming c'è stato un momento quando gli animi si sono molto accesi che hanno spento le telecamere. C'era un signore accanto a Roberto Fico che aveva la telecamera, ha ripreso, poi c'è stato un momento che hanno spento e da lì poi c'è proprio un vuoto, un buco, penso dalle 8 alle 8 e mezza. Nel momento in cui si è saputo questo fatto delle telecamere spente, allora lì si sono sentiti in diritto di prendermi, spintonarmi, prendere il mio zaino e spintonarmi verso l'uscita. C'è stato anche il proprietario del locale che aveva detto che lui era il proprietario, non ammetteva disordini del genere. Ci sono stati anche dei consiglieri comunali, uno in particolare eletto, che mi ha rincorso lungo la strada per trattenermi, per parlare, ma in realtà non c'è nulla da parlare. Io, come si vede dal video, ero molto calma, molto tranquilla. Ho chiesto semplicemente perché per l'ennesima volta mi è stato cancellato l'account. Che cosa c'è di così scomodo? Io penso di utilizzare un linguaggio appropriato, non offensivo, non cattive parole. C'è un modo molto personale di intendere parole come aggressività, violenza e cose varie. Quando si è spenta la telecamera c'è stato un momento, si vede anche nel video, che un signore mi chiama per la prima volta isterica. La prima volta io non lo sento perché ero molto più impegnata ad avere nelle orecchie le voci delle altre persone che mi ostacolavano, o meglio ostacolavano uno degli organizers per una mania / rondelli, che mi spiegava com'è che un'altra volta l'account era sparita e non lo volevano far parlare, al che poi mi giunge all'orecchio isterica. Allora io naturalmente mi alzo in piedi e dico: chi è questa persona che magari ha una laurea in psichiatria per definirmi pazza? Allora Pirandello diceva: chi urla la verità, o meglio la propria versione della verità, è considerato pazzo e per questo non viene creduto. E questo voi come la giudicate? La giudicate una forma di aggressione, una forma di violenza? Io non ho offeso nessuno, io ho detto semplicemente, come ho detto sabato, il mio pensiero. E se la libertà di pensiero ed espressione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione italiana, che da qui a poco ci stiamo apprestando a difendere, ok? E c'è il Movimento 5 Stelle che è per il no, giusto? Ma c'è anche l'articolo 19 della tutela della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, Costituzione che è nata dopo la nostra. E allora questa cosa come si giudica? Togliere l'account per l'ennesima volta? Io vorrei capire che cosa ho scritto di così sconveniente che non si sa e non si deve sapere. E queste risposte non me le hanno date né dopo il 29 gennaio né adesso. Con questo non voglio entrare a tutti i costi di nuovo nel Movimento 5 Stelle o nel Meetup Napoli. Se Roberto Fico ritiene opportuno non volermi più, accetterò la sua decisione con serenità. A Roberto purtroppo non si è ripreso, gli ho chiesto faccia a faccia: ma tu mi vuoi ancora nel meetup? In quel momento lui dice: no, ora non ti voglio, cioè ora in questa riunione io non ti voglio, solo devi chiedere scusa. Ma di che cosa mi devo scusare? Del mio pensiero, dell'analisi pre e post elettorale, del ruolo che hanno gli organizer, della doppia pesistica, dei figli di un gruppo tutelati, protetti, premiati e candidati, e di altre persone che per un diritto di volontà assembleare alla fine sono stati espulsi. Lui dice, a me mi ha sempre colpito questa cosa, lui dice: abbiamo vinto su tutta la linea, scuse a chi? Cioè lui si sente in diritto di non chiedere scusa, magari a noi, e io già questa cosa l'avevo detto nel video precedente, e comunque ci stava scritto pure su Meetup, mi hanno cancellato tutto, io non esisto più. Scusa, scusa di che cosa? Poi mi ha detto che io ero sleale. Sleale di cosa? Io dal 15 aprile gli sto pregando, si vede nel video, gli sto chiedendo facciamo una riunione. Gliel'ho chiesta il 5, gliel'ho chiesta il 6, l'ho postata il 2 maggio. Mi hanno detto che io ero una cospiratrice, perché poi loro parlano, parlano, parlano e non vanno mai a leggere le discussioni. Me ne hanno dette di
di ogni. Purtroppo le telecamere ufficiali si sono spente, ma io nel pubblico ho visto una signora che aveva un telefonino che mi riprendeva. Allora, se questa signora si ritiene una cittadina migliore rispetto a tutti gli altri cittadini, me compresa, quindi che lei è entrata nel paradiso dell'onestà, della trasparenza, e quindi nel famoso Matrix a 5 stelle del, appunto, del movimento 5 stelle, avesse la coscienza, l'onestà intellettuale, il coraggio di pubblicarlo e di condividerlo, quello che è successo. Io non posso dire chi mi ha spintonato perché si è sentito galvanizzato nel momento in cui le telecamere si sono spente. Non posso dire chi è che ha preso lo zaino, mi ha spintonato fino alla fine e poi gli applausi generali tra di loro che se la dicono, che se la cantano. Purtroppo all'esterno c'è una cittadinanza, non solo napoletana, ma anche italiana. E io quando dico queste 5 stelle rappresentano il sogno di un'Italia diversa, il sogno appartiene a tutti gli italiani. Il Movimento 5 Stelle non può essere il padrone del sogno degli italiani, non può fare padre padrone. Grillo diceva il potere al servizio del sogno, ma qua mi sta, vedo che è il sogno al servizio del potere del singolo. Si parla di comunità, c'è stato un bellissimo intervento di Francesca Menna, impeccabile. Ma poi alla fine, nei fatti, dopo pochi istanti, si è visto quello che si è visto e quello che non si è visto. E com'è una diretta streaming, la trasparenza che tanto ci tenevano quando dovevano incontrare Renzi, poi si spengono le telecamere perché nessuno sa, nessuno deve sapere e bisogna nascondere tutto. Io sono una napoletana libera, ma non perché faccio parte dell'associazione Napoli Libera. Sono una napoletana libera di testa. Alla fine lacciuoli di partiti o movimenti che sono diventati partiti. Mi viene in mente una frase di Bennato: non c'è amore nelle cattedrali di partito. E l'amore abbraccia tutto, amore e comprensione, amore e condivisione. Democrazia vuol dire non sono d'accordo con la tua idea, ma la vita affinché tu la possa esprimere. Ma qua si sta applicando, non sono d'accordo con la tua idea e uccido la tua vita sociale, quindi chiudere le telecamere, togliere l'account affinché tu non ti possa più esprimere. Perché? Perché dico la mia verità, che poi non è la mia verità, è una verità nata come conclusione su dati oggettivi di tutto quello che è successo. E si dice a me: tu torni qua dentro quando chiedi scusa. Ma a chi? A chi devo? Chiedo scusa, si era scaricato il cellulare, abbiamo messo il filo. Allora, stavo dicendo, chiedere scusa a chi? Dovete chiedere scusa ai napoletani, dovete chiedere scusa agli italiani, dovete chiedere scusa perché magari state lì in Parlamento. E quando Grillo diceva non si devono contaminare, non devono entrare in quelle logiche, ma poi io dico una cosa, ci stava Sgarbi ieri che parlava di onestà, di trasparenza, e ha detto una frase bellissima: il politico è colui che fa. Io sono politica perché faccio sul territorio, il politico è eletto che non fa, è un politico incapace. Io voglio vedere un attimo tutto quello che hanno fatto il Movimento 5 Stelle. E ora ho chiesto a Roberto sta cosa. Ma scusate, noi ci siamo ridotti a salvare la libertà del paese italiano, la Costituzione, con un sì o con un no. E voi quale opposizione avete fatto? Anche un cavillo costituzionale, mi ricordo, c'è un libro bellissimo tra Sgarbi e un costituzionalista, Ananis, non so, che hanno parlato della bellezza. La bellezza è la bellezza della nostra Costituzione italiana. E voi non siete riusciti a trovare un cavillo uno per dire a Renzi: carissimo Renzi, tu sei abusivo, tu sei illegittimo. Di chiedere magari al presidente emerito Napolitano se è stato così coerente e rispettoso dell'articolo 1 della sovranità popolare italiana, che si è scelto prima Monti, si è scelto poi Letta e si è scelto uno votato dal popolo del PD, che poi manco lo sopportano. E voi opposizione non siete stati in grado di trovare un cavillo uno per dire a Renzi: torna indietro, torniamo alle elezioni. Perché io poi mi rendo conto e faccio un'altra domanda: se Renzi, il governo Renzi, ha votato come nuovo presidente Mattarella, ma Mattarella è anche lui legittimo,
È nato comunque da un governo che è nato dal potere di un presidente della Repubblica. E il popolo italiano in questo momento che fa? Si sta esercitando a fare i televoti dove? Nei reality. E intanto stiamo parlando ora di Costituzione, di un sì o di un no. Io personalmente sto in pace. Io se non andavo a quella riunione avrei svilito. Roberto mi ha chiamato sleale, mi ha detto che io sono stata sleale, non sono stata onesta e quel video, quella cosa non si doveva fare quella cittadina. Io non sono stata sleale, te l'ho chiesto mille una volta, ci stanno i post, stanno le testimonianze. E sarei stata sleale, avrei avuto a Napoli striscio mariolo un colpo. Se io oggi non entravo lì in quel locale a dire eccomi, sto qui. Non ho paura di quello che ho detto, lo ribadisco, non chiedo scusa a nessuno perché è il mio pensiero. Potete imprigionare il mio corpo, ma non le mie idee. Questo me l'ha insegnato Henry De Luca nella sua vicenda molto emblematica della parola contraria. Quindi io ripeto, i sogni sono come le stelle. Non li spengono i temporali. Grazie.